cannelloni o spiedini, di quello che volete. Spiedini. Spiedini? Sì. Spiediniamo? Più pungenti? Sono gli spiedini la preparazione base per una prova di abilità. Spiedini possono essere di frutta, di latticini, di pesce, di carne, misti. L'importante è che gli elementi che compongono lo spiedino siano tutti cotti nello stesso modo, tutti crudi nello stesso modo, cioè che abbiano un senso, perché spesso e volentieri lo spiedino si trova un po' sconnesso, per farlo troppo fantasioso. Fatelo buono, divertitevi, via. Vai Marco, in dispensa. Come lo facciamo sul spiedino? No, a loro, perché devo inventarmela io. Veloci. Sono vegetariano? Vegetariano? Non mi sono assolutamente preparato, sai? Allora, facciamo uno spiedino fritto, cioè facciamo un lollipop. Anzi, lo facciamo stretto e lungo. Vai Robby, vai, entra pure in dispensa. Facciamo un falafel spiedino? Allora, servono dei ceci buoni, biologici, ammollati 8 ore e poi cotti magari anche in pentola a pressione con una testa d'aglio e della salvia. Questa è la base pronta. Poi ci mettiamo dentro un pizzichino di curry, perché mi piace. Ci mettiamo il ginger in polvere stavolta e ci mettiamo una bella dose di prezzemolo novello, quello piccolino. Senza uovo? Liscio così? Liscio, se no, se vedete che vi si scompone un po', un albume vi do. Poi servono gli spiedini di legno ammollati in acqua. Olio di semi di arachide per friggere e se vogliamo mettiamo dei semi di zucca o delle semente per dargli croccantezza, anche del semplice sesamo, papavero o misti, fate voi. Ah, uno spicchietto d'aglio ci va dentro. Aglio. Allora, qua abbiamo una marea di roba. Le pesche? Sì. Cos'è, agnello? Fatelo semplice, mi raccomando. Aiuto. 10 minuti, via! Non so cosa fate, ma ho smontato il campanello. Allora, per cavalleria parto da te, Roberta. Sì. Come lo fai questo spiedino di agnello? Allora, faccio uno spiedino con agnello e pesche e lo servirò con una salsa tzatziki. Allora, come cuoci l'agnello? Come elabori la pesca? Allora, la pesca la taglio con lo scavino, faccio delle palline. Quindi cruda? Cruda. Ok, benissimo, quindi fai l'agnello. Vai, sì, perché se no così cuoci, no? Ma io cuocio insieme. Allora, non è cruda? No, lo infilzo con la carne e lo metto in padella. Ah, ok, allora era giusto anche quello che stavi facendo. Lo yogurt come lo elabori? Con il succo del limone, sì. poco aglio, poco, olio, sale. Ok, beh, questo è bello pastoso, questo è bello, allora, è bello acido, molto magro, non liquefatto come il magro, ma bello sostanzioso. Yogurt colato, super versatile, quindi per una prova così è stupendo. Questo è primo sale o sbaglio? Questo è primo sale, è sì. Primo sale. È un primo sale che abbinerò col tonno, e il gambero lardellato nella pancetta e il tonno lo passiamo un attimo nel sesamo. Questi gamberi sono stupendi, sono piccolini però, quindi dosa la quantità di pancetta, sì. Anche se il tema non è il gambero, è lo spiedino. È lo spiedino, certo. Vado a dare la mia ricetta del falafel. Sì. Voi dovete semplicemente utilizzare dei buoni ceci e insaporiti bene come vi pare a voi. Io ve l'ho data così. Quindi ceci un po' stracotti. Li scolo, li frullo in un mixer con le lame sotto, quindi in un cutter, con lo spicchietto d'aglio privato del germenterra, della buccia, e a volte lo grattugio con la grattugia quella da agrumi per essere sicuro che sia fino e che si armonizzi bene, perché si sentirà un po'. Potete anche non metterlo. Poi, tanto prezzemolo, dicevo, prezzemolo novello, tritato, magari a solo nel mixer, meglio ancora se fatto al coltello, così non si ossida, darà la parte verde, ce ne va tanto all'interno. Poi, le spezie che utilizzo, in questo caso un po' di ginger in polvere per la freschezza e un po' di piccantino, e una miscela di curry, io ce l'ho di tanti tipi, il curry è una miscela di spezie, appunto, quindi sarà una più piccante, una più profumata, io la uso tendenzialmente agrumata per queste cose. Le tosto prima di mettere nei ceci, cioè nella padella, le tosto appena e poi le metto dentro. Daranno molto più profumo di quello che darebbero se non tostate.
faccio un impasto malleabile, lavorabile, però che tenga e che non sia troppo acquoso. Quindi eventualmente aggiungeteci quell'albume d'uovo che vi dicevo prima, e se per caso avete sbagliato qualcosa, avete lasciato un po' d'acqua nei ceci, un pochino di pan grattato o di pane comunque fresco tritato dentro per asciugare. Lo fate riposare, lo fate raffreddare il composto e poi facciamo tipo delle palline allungate nel quale metterete dell'interno uno spiedino, uno spiedino di quelli grandi, possibilmente lasciato in ammollo e poi asciugato. Non è obbligatorio, però comincio a darvi questa idea perché se gli spiedini li stracuocete, soprattutto sulla griglia in questo caso, si anneriscono. Quindi sarebbe meglio farlo. Lasciate il composto sugli spiedini e pressatelo con le mani, rotolatelo nella sementa scelta, quindi che se siano semi di sesamo, di papavero o di zucca, in modo da utilizzare anche quelli per pressarlo, farlo diventare croccante, ma far sì anche che si stacchi meglio dalle mani. Li lasciate riposare anche in frigorifero, se li fate in anticipo, coperti con pellicola, uno accanto all'altro, e poi li appoggiate in una larga padella con almeno 3-4 cm d'olio che possano entrarci le parti da friggere a bagno, gli spiedini lasciati fuori. Perché? Perché vi serviranno per girarli in modo da fargli avere una doratura perfetta senza dover scottarsi, perché le mani stanno lontane, e senza dover utilizzare altri suppellettili. Perché questo? Perché quando li scolo e li salo, li metto in una bella coppetta, tipo questa, con tutti gli spiedini che spuntano fuori e diventano perfetti per il consumo. Grazie, era la prima cosa che mi è venuta a mente. Spiedini si possono fare di tutto, soprattutto se cotti in una padella calda. È calda? Sfrigola l'olio. Il mio dito non strigola tanto. È un partita un po' lentina, però sta Prova. Salendo. Sì, con l'induzione va su bene. Quindi, palline di pesca e agnello. Sì. Messo a due bocconcini molto pressati insieme. Troppo. Se avete poco tempo e li lasciate un po' meno pressati, il calore passerà anche tra i due bocconcini e ti si cuocerà sicuramente meglio. Allora, le ricette le abbiamo capite, adesso abbiamo circa 2 minuti, quindi lo tzatziki lo dovresti velocizzare e l'agnello girare, brava. E lo stesso, coccolati bene i tuoi ingredienti, e se devi staccare dal sotto prenderai una spatolina, non lo so se si staccano bene o no. Sì, sei fidanzata, sposata? Fidanzata con Enzo. Con Enzo? Enzo. Ciao Enzo. E tu sei sposato, fidanzato? Io sono sposato da 7 anni con Ilaria. Prole in vista? E prole in vista ne possiamo parlare. Non al momento parliamo, sì, al momento va bene così. Ok. Un giorno sai che ti toccherà e ti lo chiederà. Lo so. E sarà una bella cosa. Assolutamente. Una brutta cosa è che mancano 43 secondi. Volete chiedergli qualcosa visto che non posso venire là, cari giudici? Baru. Vorrei sbrigarmi lei con l'agnello, magari. C'ho un po' paura. Temiamo il crudo. Sì. Temiamo il crudo. Un po' sì, nel caso dell'agnello, sì. Temiamo anche la salsa al basilico. Perché sì, secondo me anche io temo la salsa al basilico. Ma non è obbligatorio, no, il tema no, non infatti, è la salsa vediamo al basilico. Un po'. Quanti secondi abbiamo, non ce la facciamo. Ma c'hai un primo sale, che è un formaggio che non sa di niente, cioè nel senso buono, è neutro. Sì. C'hai un gambero con la pancetta che è un gambero freschissimo, stupendo. C'hai il tonno fresco che è passato al sesamo, quindi così. Più di tanto non saprà. No, è che li copri. Cioè, anche se questa la fai buonissima, copri quello che è il gusto che hai dato a quello spiedino, che certo. È piuttosto neutro, soft. Sì. Non lo so, poi anche non farlo. Questa sì, è una prova sì. Semplicemente di bontà del piatto, che è appena finita. Stop. Okay. Dovete darmi i piatti. Stop al tempo e il piatto sull'alzata. Oh vai. Grazie mille Roby e grazie mille Marco. Piatti sull'alzata. Saba non mangio? No.